Stefano Giuliano. Lei è il leader di questo progetto musicale che stasera vedremo sul palco qui a Doratino. Vogliamo raccontare qualche dettaglio di questo progetto? Beh, questo progetto è nato grazie a un festival che si svolge a Salerno, che è Salerno Letteratura. E il presidente attuale Ines Mainieri, la quale mi ha chiamato e mi ha chiesto di omaggiare Fellini poiché ricorre il centenario dalla nascita, e quindi per cui il progetto è nato da questa esigenza, chiaramente, del festival, di omaggiare uno dei più grandi registi al mondo. Possiamo dire qualcosa di più specifico su questo omaggio a Fellini? Che cosa vedremo stasera sul palco? Che vedremo, sentiremo, che è molto meglio. Credo che abbiamo fatto un lavoro molto di ricerca. Io personalmente ho lavorato molto sulle musiche di Nino Rota, che credo sia stato veramente la figura musicale che ha cambiato molti aspetti, diciamo, dei film di Fellini, proprio perché ha sottolineato con le sue creazioni chiaramente dei momenti caricaturali, diciamo, dei personaggi, e chiaramente le grandi figure, le facce di Fellini famose, diciamo, quindi per cui credo che abbia avuto un ruolo veramente determinante per la riuscita della sottolineatura musicale nel film di Fellini. Presentiamo la formazione sul palco? Dunque, al piano c'è Marco De Gennaro, che è un giovanissimo pianista ma di grandissimo talento, poi Stefano De Rosa alla batteria e poi ci sono io al sassofono e Aldo Vigorito, che è un valentissimo contrabbassista salernitano ma lavora a livello internazionale. Poi abbiamo l'attrice regista Brunella Caputo, che con il suo racconto, quindi una voce narrante, ci racconterà gli episodi che sono legati alle musiche e ai film che sono tratti, da cui sono tratti. Lei è un sassofonista. Che sonorità regala questo strumento? Nasce un po' per l'imitazione della voce umana, il sassofono, anche se poi si è trasformato, chiaramente ha avuto una sua identità e quindi riesce ad avere sicuramente connotati unici, perché nell'immaginario collettivo spesso si riproduce, diciamo, il senso, la sensazione di essere un essere umano che canta, quindi per cui ha questa particolarità, quindi penetra, diciamo, nei cuori, ma come anche ha atteggiamenti anche di grande rottura, per cui quindi a seconda dei casi è molto versatile, ha grandi capacità espressive. Prossime tappe di questo progetto musicale? Intanto siamo in attesa di incominciare il lavoro discografico, perché inaspettatamente era soltanto una semplice produzione di Salerno Letteratura, ma poi abbiamo capito che c'è un mercato su questo e quindi c'è anche di vedere le facce compiacenti del pubblico ad ascoltare musiche che sono notissime. Noi le abbiamo trasformate in jazz, abbiamo dato un piccolo contributo di diversità, proprio perché la manipolazione musicale credo che sia un momento importante per la musica in generale, e quindi la gente può apprezzare la diversità che è necessaria proprio per immaginare diversamente i suoni che si sono ascoltati storicamente da Nino Rota. Thank you.
momento vive il jazz in Italia? Beh, questo è un periodo molto particolare, per cui è anche difficile fare un'analisi così dettagliata, perché il Covid sicuramente ha segnato dei punti veramente di grande difficoltà, diciamo, di relazione, anche specialmente dalla parte dello spettacolo. Credo che i jazzisti subiscano moltissimo, perché abituati a suonare nei jazz club, quindi luoghi al chiuso, credo che sarà un inverno un po' difficile, sperando che si riesca chiaramente ad attenuare, insomma, questa pandemia, che continua ad essere tale, credo io, anche se in Italia i numeri sono molto più bassi. Ciò nonostante, la musica ha subito sicuramente un trauma, anche perché il pubblico psicologicamente credo che partecipi molto, in modo molto relativo, per la paura di essere contagiato, naturalmente. Ma questo penso che sia un po' dappertutto, non soltanto nella musica, nel jazz, ma in tutte le forme d'arte.